Ferrari, è con noi anche il correttore della didattica, il professor Puzzo. Faccio le presentazioni anche dei colleghi che sono qui presenti: Paolo Rappiano per Sardegna Oggi, Gianni Solines per l'Agenzia Italia, Roberta Mocco per la RAI, Alma Miora Media, Sandra Salleni per la RAI, Marco Noccio per l'Università, Antonio Carta per Sardegna 1, il dottor Bambelli lo conosciamo, è a testa bassa per un attimo di... Una cosa urgente, sta facendo cose. Sta facendo cose. Sta facendo cose. E Stefano Mauro è arrivato qua, quindi direi che probabilmente ci siamo tutti. Professore, il suo medico? Ignazio, grazie, chiedo scusa. Do la parola immediatamente al Magnifico. Buongiorno a tutti, grazie per essere qua. È un momento importantissimo per noi questo. Per il secondo anno di fila facciamo questa manifestazione che si chiama Unica Comunità, che è un modo di raccontarsi, presentarsi, chiacchierarsi con le famiglie e con gli studenti, con la società che ci circonda. E lo facciamo con una intera giornata in cui il rettorato sarà sede di moltissime iniziative aperte a tutta la città, nel senso che iniziamo, voi avete il programma, vedrete ci sono dei momenti dedicati ai nostri laureati migliori e per cui ai premi che noi abbiamo organizzato per loro, a una cosa alla quale teniamo moltissimo, che è la proclamazione dei nostri dottori in ricerca, che ricordatevi una delle manifestazioni più alte e più importanti della formazione universitaria. Il dottore in ricerca, così come succede nel resto del mondo, è il massimo livello formativo su quella disciplina a cui puoi arrivare con l'università. E poi ci sono varie iniziative del pomeriggio, ci saranno alcuni eventi, comincerà alle 5 del pomeriggio, con alcuni eventi organizzati anche dai nostri docenti, qualcosa di veramente molto simpatico a livello di filmati, ma poi anche qualcosa di molto simpatico alla fine della giornata, dove ci saranno dei momenti conviviali, di concerto, di musica varia, possiamo dire, no? Blues, qualcuno forse jazz, vediamo, organizzata da docenti, personale e studenti, a cui invitiamo tutta la città, lo faremo nel maggio. Ecco, questo per dirvi una università che vuole essere sempre più a fianco a questa regione, alle famiglie e agli studenti. Nel vostro materiale, chi non so, poi non ve lo ricorderete, giusto che non ve lo ricordiamo, però c'è un cambiamento mostruoso rispetto all'anno scorso. Ah, ecco, professor Mora, prego, voi accomodatevi con noi, il nostro promettore vicario. C'è un cambiamento mostruoso dal punto di vista delle informazioni che noi diamo. L'anno scorso eravamo come squadra appena eletti e per cui abbiamo avuto poca occasione per mettere in mostra tutto quello che l'Università degli Studi Italiani è in grado di dare e di fare. E non vi nascondo l'orgoglio di essere rettore di un'università che nonostante tutto sta dando il meglio di sé, lo sta dando a tutti i livelli, con le difficoltà che sappiamo che ci sono. Io non amo particolarmente, lo dico subito, i corsi in e-learning, perché secondo me il contatto col docente, con gli altri studenti, con le altre realtà non formative di un ateneo è la cosa più importante per sviluppare la cosa più importante che l'università fa in tutto il mondo, e cioè quello di contribuire a formare delle persone in cui questa strana salsa cinese che si chiama pensiero critico, che vuol dire essere in grado, perché consapevoli, di sviluppare
un'idea di partecipare a un progetto di portare avanti l'aspetto culturale del vivere in una società moderna. Ecco, io vorrei su questo che ci fosse, cioè io su questo veramente mi spendo moltissimo sempre, al di là del fatto che l'università certamente, e tutti i corsi, volevo anche dire questo, sono particolarmente, adesso stiamo affrontando un ammodernamento dei corsi con un aspetto legato agli stage, nelle imprese, nelle istituzioni, nella città, per fare in modo che ci sia anche l'aspetto lavorativo più vicino all'aspetto formativo. Però, attenti, non stiamo formando figure professionali, punto. Perché per fare questo non c'è bisogno di un'università, basta un istituto tecnico professionale. Quello che stiamo facendo è qualcosa di più e meglio, e cioè quello di fare in modo che chi si laurea nel nostro ateneo lo faccia perché diventa bravo nella sua disciplina, ma perché diventa una persona culturalmente valida e in grado di reggere i cambiamenti politici e tecnologici che diciamo il progresso ha insito in sé. E questa cosa ve la sottolineo, ve la risottolineo miliardi di volte, e per fare un esempio attuale, avrete letto tante cose su questo breve Brexit, ma la cosa più importante è questa: il vecchio ha votato fuori, il nuovo, il giovane, chi ha voglia di stare, chi ha conosciuto una realtà diversa, che ha voglia di confrontarsi con realtà diverse, ha votato stare. E io aggiungo anche un'altra cosa, è inutile che sì, voi vedete, basta espressione a televisione, ma i poveri, non è questione di povertà, è questione di ignoranza, è diverso. Dove non c'è cultura, al di là del fatto che di sicuro non c'è ricchezza, però c'è anche il problema legato all'assenza totale di consapevolezza nel momento in cui si è chiamato a decidere delle cose. Ecco, noi, e ricordatevi anche un altro aspetto, l'Inghilterra non è un caso che abbia abdicato da moltissimi anni a due cose, istruzione pubblica e welfare pubblico. Noi stiamo cercando di vedere su tutti e due i versanti come nazione, e ritengo che sarà possibile mantenerlo, perché la strada intrapresa dall'Inghilterra non è una strada che porti a crescere, non è una strada che porti a crescere. E questo, sono molto curioso di dire che il nostro sistema italiano è diverso, e di questo sono molto felice. Scusate, sul divagato, vi stavo parlando di e-learning, però per dirvi che invece noi abbiamo 5 corsi di e-learning e siamo contenti di averli fatti, perché capisco che piuttosto che non avere cultura, il fatto di permettere a chi non può venire a frequentare, a chi magari per motivi di lavoro, per motivi di famiglia, per motivi di lontananza, per motivi anche di economici, non può spostarsi, beh, noi offriamo dei corsi di alto livello su materie molto, molto innovative e importanti, e siamo molto curiosi anche di questo. Okay. Mi pare che posso finire qua e lasciare la parola a chi deve, non so come sono. Sono aggiunti con noi il professor Francesco Mola, come è stato detto, prorettore vicario, e la dottoressa Pina Lucci, dirigente della direzione didattica, che cura appunto l'organizzazione della didattica in Ateneo. E al tuo fianco chi c'è? Francesca. Dell'istituto superiore che sta partecipando al progetto alternanza scuola-lavoro, quindi abbiamo colto l'occasione per farla partecipare dal vivo, assistere a una conferenza stampa. Non so se il professore vuole illustrare nel dettaglio la giornata di giovedì. Sì, intanto grazie per avere l'occasione per dire che nel quadro delle attività di orientamento e di informazione, quest'anno abbiamo prodotto una serie di materiali che sono assolutamente nuovi e inediti,
accanto alla guida delle lauree triennali, che abbiamo stato già distribuito nella 3 giorni di orientamento che si è tenuta a Monserrato nel marzo, per la prima volta quest'anno presentiamo in stampa, in rilegatura in questo momento, una novità assoluta, la guida delle lauree magistrali. Quindi i nostri studenti hanno a disposizione uno strumento assolutamente inedito rispetto al passato per orientarsi più adeguatamente, più dettagliatamente in relazione alle loro scelte. La giornata è già stata ben illustrata da Magnifico. Aggiungo solo un dettaglio, un momento importante dopo la cerimonia di presentazione del manifesto degli studi è costituito dalla Science Café, che è una formula di incontro particolarmente, vuole essere particolarmente cordiale, particolarmente diretto con la città, con cui l'università, che è una formulazione, una strutturazione universalista, generalista, multidisciplinare, incontra con questa sua specificità la città e il suo territorio. L'idea è quella di sottolineare l'importanza della università studiorum, cioè il complesso organico strutturato delle conoscenze che è alla base della tradizione universitaria europea da secoli e rappresenta l'orgoglio, è uno dei motivi essenziali del nostro benessere, del nostro progresso, e declinarlo in una formula di alta divulgazione, mostrando come la contaminazione di diversi punti di vista, di diversi approcci scientifici, porti a soluzioni impensabili in un quadro, per esempio, di iperspecializzazione. Questa formula, ripeto, è molto, molto friendly, se ne passate l'anglicismo, e il caffè si svolge in un contesto molto amichevole di discussione aperta al pubblico. L'anno scorso ha avuto un notevole successo questa formula, quindi abbiamo pensato di riproporla. Sì, buongiorno a tutti. Scusate per il ritardo, ma eravamo impegnati con la dirigente proprio a seguire questioni di alta formazione che pure fa parte un po' del lavoro. E volevo solo aggiungere pochissime cose. Quest'anno per la prima volta, oltre a premiare i laureati, verranno anche programmati dottori di ricerca, nel senso che l'iniziativa che parte quest'anno verrà fatto ogni anno, e quindi dare anche una vista a un'altra formazione, una visibilità maggiore al post-laurea. E l'altra cosa che incuriosisce poi, ormai, come diceva il Magnifico, a un anno dall'insediamento, è che questo evento si chiama Unica Comunica ed è la parte che noi portiamo fuori, ma c'è una parte nascosta che quest'anno abbiamo fatto e continuiamo a fare, e cioè l'ascolto. Cioè noi siamo molto impegnati ad ascoltare le esigenze degli altri, degli studenti, degli stakeholder, come si dice, per poi tradurlo in un momento di un'offerta sempre più forte e tutta una serie di iniziative. Per cui l'entusiasmo, come vedete, è assolutamente, quindi questa è la cosa che principalmente ho sentito. Quest'anno anticipiamo di una settimana la data di inizio delle iscrizioni, esattamente all'11 luglio, in conclusione il 26 di agosto. L'iscrizione è sempre online, per cui come tutti gli altri anni lo studente da qualsiasi postazione, anche al mare, può iscriversi all'Università degli Studi di Cagliari. Un'altra novità rispetto all'anno precedente è che quest'anno per la prima volta attiviamo la scuola estiva della facoltà di medicina, consentendo a 200 studenti neodiplomati di potersi esercitare nella preparazione della
del test non solo di medicina, ma sarà utile anche per tutte le altre facoltà, l'accesso a tutte le altre facoltà dell'area scientifico o giuridica. Ripartiremo anche quest'anno con il famoso corso per coloro che non riusciranno a superare il concorso per l'accesso a medicina, li seguiremo come abbiamo fatto l'anno precedente per dargli una preparazione più solida e contemporaneamente, qualora dovessero superare il test di accesso per il prossimo anno della facoltà o del corso di studi di medicina oppure un altro corso di studi delle facoltà scientifiche, gli studenti non vedrebbero riconosciuta parte della, o meglio, tutto il lavoro che hanno fatto durante questo corso. Sì, ringrazio la dottoressa Luci, perché queste due iniziative, abbiamo iniziato l'anno scorso un po' di corsa, abbiamo fatto, sono state molto utili, perché ricordatevi che i ragazzi non si matricolano, per cui non pagano le tasse per l'intero, ma pagano una quota forfettaria, e quindi durante quell'anno, nel corso cosiddetto parallelo, quelli che non superano il test, affrontano varie materie di base, ma ci sono anche dei corsi di orientamento verso medicina, biologia e farmacia, e questo permette ai ragazzi che magari sono usciti dai licei e dagli istituti superiori con un po' di difficoltà di irrobustire la loro preparazione, ma soprattutto di motivarsi, perché questa è la cosa più importante, di fare una scelta motivata. E questa è una cosa alla quale crediamo moltissimo. L'altro aspetto legato alla preparazione è un aspetto veramente al quale teniamo moltissimo, cioè quello di aiutare i ragazzi a affrontare che cosa, perché poi non è che in un mese andiamo a rifare tutto quello che non hanno imparato, che abbiamo dei docenti in gamba e che non imparano molto bene. La logica che è l'aspetto legato alla modalità con cui si affrontano sia i test di logica, perché spesso e volentieri durante i corsi ai licei non si fanno, e sia la logica per affrontare la modalità del quiz. E questo è qualcosa, sappiamo già e siamo già sicuri che sarà un vantaggio per i nostri ragazzi, perché non è che non sono bravi, è che non hanno le modalità per poter affrontare questo aspetto un po' innovativo del quiz in sé per sé. Per cui siamo molto contenti di essere riusciti a rifare il corso parallelo per la prima volta, fare i corsi estivi, e ci stiamo organizzando per poter fare in modo che le piattaforme che noi abbiamo di approfondimento di moltissime materie siano messe a disposizione del numero più elevato possibile di ragazzi che escono dai licei per fare le prove e testare la loro attitudine verso un corso piuttosto che un altro. Un'altra cosa che volevo accennare, giusto perché magari non ne abbiamo parlato, che allora gli argomenti del Science Café sono argomenti che riprendono quelle che sono le linee strategiche del rettore dell'Università di Sulicate, che saranno presentate al Senato di martedì, al Senato accademico, in cui saranno argomento di discussione ovviamente, e cioè identità e innovazione. Cioè credo che il nostro Ateneo, cosa vuol dire identità? Per me identità vuol dire tutti quegli aspetti culturali, e non solo la lingua, perciò, che hanno a che fare con l'identità di un popolo e di una regione, approfondire questi aspetti con la ricerca grazie ai nostri istituti è una cosa fondamentale, e anche grazie alle tantissime tecnologie innovative che noi abbiamo a disposizione e che possiamo mettere a disposizione dell'approfondimento identitario, okay? Che non è solo la lingua. Perché questo? Perché credo che la cosa più importante, più ci si sente appartenenti a, per cui rinforzare le radici di un popolo, e lo fai culturalmente, lo fai in maniera propositiva, ormai lo fai in maniera culturalmente valida, è quell'aspetto che evita, che ti rende più sicuro e ti rende più sereno anche nell'accettare
la diversità, okay? Di religione, di etnia, di figure. Quando c'è la paura che ti togliano qualcosa, vieni fuori dalla mancata consapevolezza che invece quel qualcosa c'è, fa parte di te, esiste, è studiato, è approfondito ed è valido nella appartenenza. Innovazione è quello che l'università deve fare, è giusto che faccia, e l'università di Zurich è su questo campo estremamente attiva. Voi vedete nella vostra nota stampa, sono molto orgogliosa di questo, che è una delle iniziative dove siamo leader a livello nazionale, che è il Contamination Lab, è stato scelto dal Ministero dopo varie gare e vari appelli come la realtà che ci rappresenterà in un progetto, in una diciamo alternativa premialità di tipo europeo. E badate che questa sfida noi l'abbiamo fatta non soltanto con tanti altri atenei più o meno cosiddetti migliori di noi, ma anche con tantissime iniziative private, ok? E ciò nonostante siamo usciti primi. E vi dico, ma dice, come mai? E perché? Perché dietro al Contamination Lab c'è un aspetto legato alla ricerca di alcuni dei nostri docenti che hanno studiato una metodologia che è vincente. E non è un caso che uno degli ultimi incontri fatti con, in un ambito diciamo di una delle, degli istituti bancari più importanti a livello nazionale e internazionale, quando fanno vedere le tabelle, no, dell'innovazione, dei start-up, no? La Sardegna è in media nazionale, attenti però, questa media nazionale non è fatta basandosi sul numero della popolazione, è un dato sul numero del Sardegna. Se tu vai in rapporto alla popolazione è stratosferico il nostro vantaggio su tutti gli altri, è stratosferico, e questo è importante che lo sappiate, perché se no sembrano queste notizie nascoste, no? E invece no, sono importanti ed è un lavoro fatto da tanti, ma di sicuro un lavoro fatto dal nostro Ateneo in maniera molto brillante. Le iscrizioni sono online, il bando sulla scuola estiva l'abbiamo già pubblicato e i termini di scadenza dovrebbero essere a giorni. Invece il bando sul corso di sostegno lo pubblicheremo più avanti, una volta che esce la graduatoria, perché è dedicato ai ragazzi che non hanno superato il test di accesso alla facoltà di medicina, quindi uscirà ad ottobre di novembre, diciamo che stiamo rifacendo il portale, se questa è la domanda, perché l'attuale sito è pieno di informazioni, difficile entrarci e renderlo fruibile per tutti, lo so, e infatti ci stiamo già lavorando da diversi mesi, uscirà il bando a breve per una impresa che ci aiuterà, e da settembre-ottobre dovrebbe essere in linea il nuovo portale, che sarà reso fruibile in maniera e con un click davvero avrai tutte le informazioni che abbiamo per adesso. Devi girarci un po' intorno, però ci sono tutte, e adesso stanno a renderle fruibili, e ripeto, credo che per cioè subito dopo l'estate saremo in grado di farlo, cioè, sarà l'ennesima innovazione quando ci ritroveremo. Ora questa guida la trovate già disponibile online in orientamento o ingresso, trovate la guida, ed entro il 30 di giugno troverete anche il manifesto generale degli studi, che contiene tutte le indicazioni e le modalità per l'iscrizione, cioè una parte molto più approfondita di questo pieghevole che contiene i corsi di studio. Comunque nella pagina del sito c'è il contamination, c'è l'orientamento, quindi diventa, anche se è ancora un po' complicato, riesce a trovare tutto. L'ultima cosa che mi permetto di sottolineare è già stata detta, ma la giornata del 30 di giovedì apre le porte qui in rettorato
C'è una cosa nuova rispetto all'anno scorso, oltre a quelle che sono già state ricordate, è bene sottolinearlo, la sera si concluderà con un concerto organizzato qui dietro nel parcheggio interno del rettorato, quindi è uno spazio che viene reso fruibile dalla cittadinanza, verrà svuotato dalle macchine e si esibiranno gruppi musicali costituiti da studenti e docenti dell'università e personale dell'università. Anche questa è una piccola novità e un ulteriore segnale di cambiamento. E sottolineo soprattutto per le famiglie l'importanza della cerimonia anche del mattino, già ricordata, le borse di merito per i laureati in corso, i migliori laureati per facoltà e la proclamazione dei dottori di ricerca. Anche questa dei dottori di ricerca, come è stato detto, è una novità, è la prima volta che i dottori di ricerca vengono proclamati qui nell'aula. C'è l'atrio dove c'è informazione su tutti i corsi dell'Ateneo. Okay, per cui dalla mattina fino alla sera famiglie, studenti, chiunque può venire e avere informazioni sui corsi di studio, sulle facoltà, su come iscriversi, su noi abbiamo tra l'altro, anche questo mi fa piacere ricordare, siamo tra gli Atenei con il massimo livello di attenzione per i disabili e questo ci fa estremamente piacere. Insomma, ci sono varie informazioni anche di servizio che possono tornare utili alle famiglie e agli studenti per scegliere di iscriversi nel nostro ateneo, cosa che io consiglio vivamente a tutti. Le stanze rosa sono state aggregate. Anche questo è importante. Siamo riusciti finalmente a vincere la burocrazia, quindi in facoltà c'è la stanza rosa dove attrezzate per poter cambiare immaginare quanto lavoro che vince i vincoli burocratici, è stata una cosa incredibile, però sono tutte pronte e verranno inaugurate a luglio dopo la comunica, però anche quello è un altro passo a rendere sempre più l'ambiente confortevole. Lo sai il caffè a che la comincia? Alle 19 trovate in cartella il programma dettagliato, c'è un cartoncino, questo cartoncino. Ah, alle 17 c'è la parte con il filmato di cui vi stavo dando conto, che è molto bellino, è molto bello fatto, ci sono un paio di parole dette dal rettore e da parte del rettore, poi c'è un bel filmato fatto dai nostri colleghi che racconta un pochino come siamo fatti e perché è meglio e importante iscriversi nel nostro tema. Volevo chiedere, negli ultimi anni c'è stata un po' una spinta verso le facoltà di tipo tecnico, no? Dato che prima c'è sempre stata una preferenza invece delle umanistiche. Ecco, ha avuto un risultato questa operazione di comunicazione, cioè si stanno bilanciando le iscrizioni e poi in particolare in informatica, che qui è rappresentata in ingegneria informatica e informatica per la facoltà. Sì. Cioè, è vero che c'è un'offerta superiore alla domanda? Cioè, non credo proprio. No, allora, due cose. La prima è che noi abbiamo delle richieste mostruose di fare informatica, perché abbiamo un dote, siamo contenti ovviamente, di imprese multinazionali che vengono perché sono attratte anche dal fatto che c'è una università che lavora molto in questo campo, anche come ricerca. Faremo anche dei corsi cosiddetti di servizio, per cui anche i ragazzi iscritti in altre lauree triennali di tipo umanistico piuttosto che di tipo tecnico, ma comunque lontano dalla parte informatica, avranno l'occasione di poter utilizzare dei crediti formandosi con questi corsi modulari che vanno ad aumentare di complessità. E questo lo stiamo facendo perché abbiamo richieste di ragazzi non semplicemente informatici, che va già bene, ma laureati nelle varie materie umanistiche, così come scientifiche, con conoscenze di informatica, conoscenze e competenze di informatica. Per cui noi stiamo in questo rispondendo e facendo quello
fatta nel nostro mestiere, cioè di rapporto col territorio. L'altro aspetto è quello umanistico. Allora, io credo che ci sia lentamente questa ripresa di seguire la propria motivazione, per cui il fatto, come anche ho detto adesso, che ci sia la possibilità per uno studente che ama l'italiano, ama il latino, ama il greco, ama la poesia, ama la letteratura, di potersi comunque avvicinare anche agli aspetti legati all'informatica, per esempio, e per cui creare quelle figure un po' innovative, la possibilità di fare dei master che vanno per esempio verso una direzione più di tipo economico. L'importanza è seguire le proprie inclinazioni e non essere mediocre. Questo è fondamentale. Fatto questo, fatto bene, poi a quel punto le opportunità che hai per trovare poi una professione, possibilmente un nuovo mestiere, perché quello che noi stiamo cercando di dire ai nostri ragazzi e cercando di fare con i nostri mezzi è quello proprio di far capire che la base culturale e il metodo che noi studiamo è quello che ti serve per creare poi il nuovo mestiere. Per cui è un percorso che stiamo affrontando e piano piano a me sembra di vedere, già poi vedremo i dati di quest'anno e saremo arrivati l'anno prossimo di formare meglio in questo senso. Qualcun altro? A posto. Beh, abbiamo l'opzione. Adesso c'è qualche collega che chiede per l'intervista. Fatti l'intervista.